Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Omeprazolo Sandoz GmbH Sandoz SPA, ultimo aggiornamento, 17 settembre 2021. Cos'è Omeprazolo Sandoz GmbH? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Omeprazolo Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Omeprazolo Sandoz GmbH? Omeprazolo Sandoz GmbH è un farmaco a base del principio attivo omeprazolo, appartenente alla categoria degli antiulcera e nello specifico inibitori della pompa acida. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Omeprazolo Sandoz GmbH può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Omeprazolo Sandoz GmbH 10 mg 14 capsule rigide gastroresistenti, Omeprazolo Sandoz GmbH 10 mg 28 capsule rigide gastroresistenti, Omeprazolo Sandoz GmbH 20 mg 14 capsule rigide gastroresistenti, Omeprazolo Sandoz GmbH 20 mg 28 capsule rigide gastroresistenti. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Sandoz GmbH. Concessionario: Sandoz SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: a principio attivo omeprazolo. Gruppo terapeutico: antiulcera. Forma farmaceutica: capsula gastroresistente. Indicazioni: omeprazolo Sandoz GmbH capsule è indicato per adulti, trattamento delle ulcere duodenali, prevenzione delle recidive di ulcere duodenali, trattamento delle ulcere gastriche, prevenzione delle recidive di ulcere gastriche, eradicazione di Helicobacter pylori, H. pylori, nell'ulcera peptica, in associazione a terapia antibiotica appropriata, trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS, prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS in pazienti a rischio, trattamento dell'esofagite da reflusso, gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata, trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo, trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison, uso pediatrico, bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo e 10 kg, trattamento dell'esofagite da reflusso, trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo, bambini e adolescenti di età superiore ai 4 anni, trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori, in associazione a terapia antibiotica, posologia, trattamento dell'ulcera duodenale. La dose raccomandata nei pazienti con ulcera duodenale attiva è 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione dell'ulcera si ottiene entro 2 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di pazienti con ulcere non completamente cicatrizzate durante il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre 2 settimane. Nei pazienti con ulcera duodenale scarsamente responsiva, si raccomanda la somministrazione di 40 mg una volta al giorno, che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in 4 settimane. Prevenzione delle recidive di ulcera duodenale. Per la prevenzione delle recidive di ulcera duodenale in pazienti negativi per H. pylori o quando l'eradicazione di H. pylori non è possibile, la dose raccomandata è 20 mg una volta al giorno. In alcuni pazienti può essere sufficiente una dose giornaliera di 10 mg. In caso di insuccesso terapeutico, la dose può essere aumentata a 40 mg. Trattamento dell'ulcera gastrica. La dose raccomandata è 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di pazienti con ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente durante il trattamento prolungato per altre 4 settimane. Nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva, si raccomanda la somministrazione di 40 mg una volta al giorno, che consente generalmente di ottenere la cicatrizzazione in 8 settimane. Prevenzione delle recidive di ulcera gastrica. Per la prevenzione delle recidive nei pazienti con ulcera gastrica scarsamente responsiva, la dose raccomandata è 20 mg una volta al giorno. Se necessario, si può aumentare la dose a 40 mg una volta al giorno.
eradicazione di H. pylori nell'ulcera peptica. Per l'eradicazione dell'H. pylori, la selezione degli antibiotici deve essere basata sulla tolleranza individuale al farmaco del paziente e la terapia deve essere intrapresa in funzione dei pattern di resistenza nazionali, locali e regionali e delle linee guida per il trattamento. Omeprazolo 20 mg più claritromicina 500 mg più amoxicillina 1000 mg, ognuno due volte al giorno per una settimana. Omeprazolo 20 mg più claritromicina 250 mg, in alternativa 500 mg, più mitronidazolo 400 mg, o 500 mg, o tinidazolo 500 mg, ognuno due volte al giorno per una settimana. Omeprazolo 40 mg una volta al giorno con amoxicillina 500 mg, e metronidazolo 400 mg, o 500 mg, o tinidazolo 500 mg, entrambi tre volte al giorno per una settimana. Per ciascuno dei regimi terapeutici, se il paziente dovesse risultare ancora positivo per H. pylori, la terapia può essere ripetuta. Trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS. Per il trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS, la dose raccomandata è 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si ottiene entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nei pazienti non completamente guariti dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre 4 settimane. Prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all'assunzione di FANS. In pazienti a rischio per la prevenzione delle ulcere gastriche o duodenali associate all'assunzione di FANS. In pazienti a rischio, età 60 anni, anamnesi di ulcere gastriche e duodenali, anamnesi di sanguinamento gastrointestinale del tratto superiore, la dose raccomandata è 20 mg una volta al giorno. Trattamento dell'esofagite da reflusso. La dose raccomandata è 20 mg una volta al giorno. Nella maggior parte dei pazienti la cicatrizzazione si raggiunge entro 4 settimane dall'inizio del trattamento. Nel caso di ulcere non completamente cicatrizzate dopo il primo ciclo di trattamento, la cicatrizzazione si ottiene generalmente prolungando il trattamento per altre 4 settimane. Nei pazienti con esofagite grave si raccomanda la somministrazione di 40 mg una volta al giorno e la cicatrizzazione si ottiene generalmente in 8 settimane. Gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata. Per la gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata, la dose raccomandata è 10 mg una volta al giorno. Se necessario, si può aumentare la dose ricorrendo a 20-40 mg una volta al giorno. Trattamento della malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica. La dose raccomandata è 20 mg al giorno. I pazienti possono rispondere adeguatamente alla dose di 10 mg al giorno, pertanto deve essere preso in considerazione un adattamento individuale della dose. Se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 4 settimane di trattamento con 20 mg al giorno, si consiglia di procedere ad ulteriori indagini. Trattamento della sindrome di Zollinger-Ellison. Nei pazienti con sindrome di Zollinger-Ellison il dosaggio deve essere adattato individualmente e il trattamento proseguito fino a quando clinicamente indicato. La dose iniziale raccomandata è 60 mg al giorno. Tutti i pazienti con malattia grave, che avevano risposto scarsamente alle altre terapie, hanno mantenuto un controllo efficace e in più del 90% dei pazienti il controllo è stato mantenuto con dosi tra 20 mg e 120 mg/die. Dosaggi giornalieri superiori a 80 mg devono essere suddivisi in due somministrazioni giornaliere. Popolazione pediatrica: bambini di età superiore a 1 anno e con peso corporeo e 10 kg. Trattamento dell'esofagite da reflusso. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Le dosi raccomandate sono le seguenti. Età peso posologia e 1 anno di età 10-20 kg 10 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 20 mg una volta al giorno, se necessario, e 2 anni di età 20 kg 20 mg una volta al giorno. La dose può essere aumentata a 40 mg una volta al giorno, se necessario esofagite da reflusso. Il periodo di trattamento è di 4-8 settimane. Trattamento sintomatico della pirosi e del rigurgito acido nella malattia da reflusso gastroesofageo. Il trattamento ha una durata di 2-4 settimane. Se non viene raggiunto il controllo sintomatico dopo 2-4 settimane, il paziente deve essere sottoposto ad ulteriori accertamenti.
bambini ed adolescenti di età superiore ai 4 anni trattamento dell'ulcera duodenale causata da H. pylori. Nella scelta della terapia di associazione appropriata devono essere prese in considerazione le linee guida nazionali, regionali e locali ufficiali riguardanti la resistenza batterica, la durata del trattamento, più comunemente 7 giorni, ma talvolta fino a 14 giorni, e l'uso appropriato degli antibiotici. Il trattamento deve essere effettuato sotto il controllo di uno specialista. La posologia raccomandata è la seguente. Peso. Posologia 15-30 kg. Associazione con due antibiotici. Omeprazolo 10 mg, amoxicillina 25 mg/kg peso corporeo e claritromicina 7,5 mg/kg peso corporeo, si somministrano tutti contemporaneamente due volte al giorno per una settimana 31, 40 kg. Associazione con due antibiotici. Omeprazolo 20 mg, amoxicillina 750 mg e claritromicina 7,5 mg/kg peso corporeo, si somministrano tutti due volte al giorno per una settimana 40 kg. Associazione con due antibiotici. Omeprazolo 20 mg, amoxicillina 1 g e claritromicina 500 mg, si somministrano tutti due volte al giorno per una settimana. Popolazioni speciali insufficienza renale nei pazienti con compromissione della funzionalità renale non è necessario un aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Insufficienza epatica nei pazienti con compromissione della funzionalità epatica, una dose giornaliera di 10, 20 mg può essere sufficiente, vedere paragrafo 5, 2. Anziani, 65 anni, nei pazienti anziani non è necessario un aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5, 2. Modo di somministrazione, si raccomanda di prendere le capsule di omeprazolo Sandoz GmbH al mattino, preferibilmente a digiuno, ingerite intere con mezzo bicchiere d'acqua. Le capsule non devono essere masticate o frantumate. Per i pazienti con difficoltà a deglutire e per i bambini che possono bere o deglutire cibi semisolidi, i pazienti possono aprire la capsula e deglutire il contenuto con mezzo bicchiere di acqua, oppure mescolato con liquidi leggermente acidi come ad esempio succhi di frutta, oppure a di mele o acqua non gasata. I pazienti devono essere informati che in questi casi la dispersione deve essere ingerita immediatamente o entro 30 minuti e che deve essere sempre mescolata appena prima di berla. Risciacquare il fondo con mezzo bicchiere di acqua e berne il contenuto. In alternativa i pazienti possono sciogliere la capsula in bocca e deglutire i granuli contenuti con mezzo bicchiere d'acqua. I granuli gastroresistenti non devono essere masticati. Controindicazioni ipersensibilità ad omeprazolo, ai sostituti benzimidazolici o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Omeprazolo come altri inibitori di pompa protonica, IPP, non deve essere somministrato in concomitanza a nelfinavir, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego in presenza di alcuni sintomi d'allarme, esempio significativa perdita di peso non intenzionale, vomito ricorrente, disfagia, ematemesi o melena, e quando si sospetta o è confermata la presenza di un'ulcera, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Influenza di omeprazolo sulla farmacocinetica di altri principi attivi. Principi attivi con assorbimento dipendente dal pH. L'assorbimento di principi attivi dipendente dal pH gastrico può essere aumentato o ridotto dalla, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere omeprazolo Sandoz GmbH insieme ad altri farmaci come Afslamet, Alkeran, compressa rivestita, Alkeran, polvere, Amashi, Atazanavir Accord, Atazanavir Dr. Reddy's, Atazanavir Krka, Atazanavir Milan, Atazanavir Sandoz, Averelix, Calquence, Cefodox, compressa rivestita, Cefodox, granulato, Cefpodoxima Milan, compressa rivestita, Cefpodoxima Milan, polvere, Cefpodoxima Sandoz, compressa rivestita, Cefpodoxima Sandoz, polvere, Cipralex, compressa rivestita, compresse rivestite, Cipralex, gocce, Citalopramabic, compressa rivestita, Citalopramabic, gocce, Citalopramalmus, Citalopramalmus Pharma, Citalopramaurobindo, compressa divisibile, Citalopramaurobindo, gocce, Citalopramdoc, Citalopramdoc generici, Citalopram G, Citalopram Egstada, Citalopram Exala G,
Citalopram Exal, Citalopram Molteni, Citalopram Milan Generics, compressa rivestita, Citalopram Milan Generics, gocce, Citalopram Pensa Pharma, Citalopram Ratiofarm, Citalopram Ratiofarm Italia, Citalopram Sandoz BV, Citalopram San, Citalopram San Pharma, Citalopram Technigen, compressa rivestita, Citalopram Technigen, gocce, Citalopram Zentiva Italia, Citesint, compressa rivestita, Citesint, gocce, Clopidogrel Almus Pharma, Clopidogrel Acido Acetil Salicilico Milan, Clopidogrel Laboratori Eurogenerici, Clopidogrel Technigen, Clopidogrel Teva, Clopidogrel Zentiva, Dasatinib EG, Dasatinib Krka, Dasatinib Milan, Dasatinib Sandoz, Dasatinib Zentiva, Dinol, Duoplavin, Edurant, Eloipram, compressa rivestita, Eloipram, gocce, Eloipram, soluzione, uso interno, Entact, compressa rivestita, Entact, gocce, Erlotinib Milan, Erlotinib Sandoz, Escitalopram Accord, Escitalopram Alter, Escitalopram Aurobindo, Escitalopram Doc, Escitalopram Doc generici, compressa oro dispersibile, Escitalopram Doc generici, compressa rivestita, Escitalopram EG, Escitalopram Eurogenerici, Escitalopram Krka, Escitalopram Laboratori Alter, Escitalopram Laboratori Eurogenerici, Escitalopram Milan, compresse rivestite, Escitalopram Milan, gocce, Escitalopram Pensa, Escitalopram Pensa Pharma, Escitalopram Sandoz, Escitalopram San, Escitalopram Technigen, compressa rivestita, Escitalopram Teva Generics, Escitalopram Zentiva Italia, Eviplera, Evotax, Frimaind, Gefitinib Accord, Gefitinib EG, Gefitinib Medac, Gefitinib Milan, Gefitinib Teva, Gefitinib Zentiva, Giachela, compressa rivestita, Giachela, gocce, Gomesa, Ibrance, Innutrex, Iressa, Iuluca, Caidor, Melphalan San, Melphalan Teva, Melphalan Tillomed, Metotrexate, compressa, soluzione, uso interno, Metotrexate, soluzione, uso interno, Metoter, Metotrexato Teva, Metotrexato Accord, Fiale Flaconcini Fioloidi, Metotrexato Accord, soluzione, uso interno, Metotrexato Doc generici, Odefsei, Orelox, compressa rivestita, Orelox, granulato, Otreon, compressa rivestita, Otreon, granulato, Percitale, Plavix, Pramefex, compressa rivestita, Pramefex, soluzione, Return, Reumaflex, Reatax, capsula, Recap, compresse rivestite, Recap, gocce, Seropram, compressa rivestita, Seropram, gocce, Sintopram, Sosecit, Spricel, compressa rivestita, Tarceva, Trexoter, Velos, Zilt, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Omeprazolo Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Omeprazolo Sandoz GmbH durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e i risultati di 3 studi epidemiologici prospettici, più di 1000 esiti di pazienti esposti, indicano assenza di effetti indesiderati di omeprazolo sulla gravidanza o sulla salute del feto barra neonato. Omeprazolo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. È improbabile che Omeprazolo Sandoz GmbH possa influenzare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Possono verificarsi reazioni avverse al farmaco come capogiri e disturbi visivi, vedere paragrafo 4.8. Se ne soffrono, i pazienti non devono guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Gli effetti indesiderati più comuni, 1-10% dei pazienti, sono cefalea, dolore addominale, stipsi, diarrea, flatulenza, nausea barra vomito. Elenco tabulato delle reazioni avverse. Le seguenti reazioni avverse, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono disponibili informazioni limitate relative al sovradosaggio con omeprazolo nell'uomo. In letteratura vengono riportate dosi sino a 560 mg e sono stati occasionalmente segnalati casi di dosi orali singole sino a 2400 mg di omeprazolo, 120 volte la dose clinica abitualmente raccomandata. Sono stati segnalati nausea, vomito, capogiri, dolori addominali, diarrea e cefalea. In casi singoli sono stati osservati anche apatia, depressione e confusione. I sintomi descritti sono stati transitori e non è stata riportata alcuna grave conseguenza. Con l'aumentare delle dosi la velocità di eliminazione non è cambiata, cinetica di primo ordine. Il trattamento, se necessario, è sintomatico. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Farmaci per i disturbi correlati alla secrezione acida, inibitori di pompa protonica, codice ATC.
A02DC01 meccanismo di azione omeprazolo, miscela racemica di due enantiomeri, riduce la secrezione acida, proprietà farmacocinetiche assorbimento omeprazolo e omeprazolo magnesio sono sensibili all'ambiente acido e vengono pertanto somministrati oralmente in forma di granuli gastroresistenti contenuti in capsule o compresse. L'assorbimento di omeprazolo è rapido, con dati preclinici di sicurezza nel corso di sperimentazioni effettuate su ratti trattati per tutta la vita con omeprazolo, sono stati rilevati iperplasie delle cellule gastriche e CLE carcinoidi. Tali modifiche sono il risultato di elenco degli eccipienti. Gli altri componenti sono omeprazolo 10 mg granuli idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione cellulosa microcristallino lattosion idropovidone, K25, polisorbato 80 talco ossido di magnesio acido metacrilico copolimero dispersione tipo C, farmaci equivalenti di omeprazolo Sandoz GmbH a base di omeprazolo sono Anadir, Antra, Cletus, Ibimizolo, Comezol, Cruxagon, Limnos, Losec, Mepral, Nansen, Omeprazen, Omeprazolo ABC, Omeprazolo Almus, Omeprazolo Almus Pharma, Omeprazolo Alter, Omeprazolo Aristo, Omeprazolo Eurobindo Pharma Italia, Omeprazolo DOC, Omeprazolo Eurogenerici, Omeprazolo FG, Omeprazolo GIT, Omeprazolo Exhala barra S, Omeprazolo Milan Pharma, Omeprazolo Picare, Omeprazolo Pensa, Omeprazolo Farmacare, Omeprazolo Sandoz GmbH, Omeprazolo San, Omeprazolo Technigen, Omeprazolo Teva Italia, Omeprazolo Zentiva Italia, Omolin, Protec, Ucezol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.